questa puntata. La serata fondativa della settimana della Chiesa Mantovana. La dedicazione della nuova chiesa parrocchiale di Pegognaga. Assemblea del clero e delle persone di vita consacrata. L'ingresso di Don Manuel Beltrami a San Giorgio. Don Andrea Luppi, nuovo parroco di Sant'Egidio e Santa Pollonia. L'ingresso di Don Marco Cerutti a Moglia. I laboratori di carità a Mamre. I volontari della sofferenza a Capannelle. Il corso di specializzazione sulla vita consacrata. Dall'11 al 18 settembre si è rinnovato nella nostra diocesi l'appuntamento con la settimana della Chiesa Mantovana, l'evento che ormai tradizionalmente segna ogni anno l'inizio del cammino pastorale diocesano, che quest'anno propone di lasciarsi guidare dallo Spirito sulle strade e nelle case della gente. Lunedì 12 settembre si è tenuta in Duomo la serata fondativa, con l'intervento del professor Pierpaolo Triani, pedagogista, insegnante universitario e membro del gruppo di coordinamento nazionale del Cammino Sinodale. La vostra presenza qui numerosa esprime la volontà anche di dare un segno e di un ritrovarci e di esprimere anche concretamente un cammino che vogliamo e cerchiamo di portare avanti insieme. La Chiesa italiana, la Chiesa universale sta riflettendo su che cosa significa condividere il dono del Vangelo oggi con le persone e come questo lo si può fare camminando insieme. Proprio il tema della missionarietà, il tema della sinodalità fa da sfondo all'incontro di questa sera, che vuole mettere al centro che cosa si può fare per ascoltare oggi il nostro tempo, per ascoltare le persone. Ma allora qual è lo stile che ci è chiesto di percorrere? Primo, mettere al centro le persone, l'incontro con le persone, l'ascolto delle persone, le relazioni con le persone. Abitare il mondo da cristiani significa, a mio parere, stare dentro la storia, stare dentro le situazioni, cercando dentro la storia i segni del Vangelo e anche cercando di testimoniare nell'incontro con l'altro la condivisione della parola buona del Vangelo che anima la nostra vita. C'è la fatica di capire la trascendenza, questo è oggi uno degli elementi importanti della cultura contemporanea. Così come la fretta, la fatica di fermarsi, di dare spazio all'ascolto profondo. E quindi è importante chiederci come comunità cristiana come possiamo sempre di più essere, come dice il Concilio, segno dell'amore di Dio in questo mondo. Allora è importante continuare a riflettere su come la nostra vita pastorale può cambiare, ma soprattutto come possiamo parlare ai giovani, parlare alle persone che fanno fatica in questo momento, alle persone che desiderano incontrare una parola buona per la loro vita e non la trovano. Questo significa ragionare su uno stile di prossimità verso le persone, uno stile di incontro, di accoglienza, uno stile di testimonianza e anche uno stile che non si preoccupi troppo di fare tutto bene, ma di fare e delle scelte e portarle avanti confidando nell'azione dello Spirito. Lo stile. Come possiamo abitare come Chiesa questo tempo? Questo tempo di assoluta trasformazione. Perché assoluta trasformazione? Perché le risorse delle comunità cristiane stanno diminuendo. Questo è certo. Ma il Vangelo no. E questo è altrettanto certo. Domenica 18 settembre, nella giornata conclusiva della settimana della Chiesa Mantovana, si è svolta a Pegognaga la cerimonia di dedicazione della nuova chiesa parrocchiale. L'edificio è stato costruito in sostituzione del precedente, pesantemente lesionato in occasione del terremoto del 2012, e successivamente demolito. Alla cerimonia, presieduta dal vescovo Marco Busca, hanno partecipato una cinquantina di sacerdoti diocesani, le autorità locali e la comunità di Pegognaga.
Per noi è un evento importante, molto particolare. Abbiamo finalmente una chiesa che ci dà stabilità e speriamo che lo Spirito Santo a cui verrà dedicata soffi davvero su ogni fedele. È veramente molto importante quello che è stato il messaggio che abbiamo visto negli scorsi giorni, quello di una casa tra le case, che direi che deve essere non solo un aspetto architettonico, ma un aspetto che ci porta a riflettere su quello che è il valore dell'inclusività che ci sta dando questo nuovo edificio. E di questo dobbiamo essere orgogliosi, essere felici, perché torniamo a vivere quello che è uno spazio comune, uno spazio di comunità, nel migliore dei modi. Varcate le porte del Signore con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. In questi mesi, mentre l'edificio della nuova chiesa prendeva forma, ciascuno di voi ha preso consapevolezza che qualcosa di non comune per la comunità di Pegognava stava accadendo. Venerdì scorso qualcuno ha detto che la nuova costruzione è stata un evento epocale. Ecco, quello che oggi noi compiamo non è una cerimonia formale di inaugurazione e neanche il festeggiamento del cantiere finito. Piuttosto è con questa azione liturgica della dedicazione che questo nuovo edificio diventa finalmente una chiesa. Ecco, l'edificio nuovo è dedicato al nome del Santo Spirito e destinato ad essere casa di salvezza e di grazia. Risplenda nella Chiesa la luce del Cristo e giunga a tutti i popoli la pienezza della sua verità. Finalmente abbiamo una chiesa, casa tra le case, vicino alla piazza, che guarda la piazza. Finalmente possiamo riscoprire un luogo che è importante per la comunità qui a portata di mano. Ci sono più di 240 persone che ringrazio di cuore per la loro professionalità, per il loro lavoro, per tutto quello che hanno fatto per la nostra comunità in questo percorso. La Chiesa prende vita attraverso le nostre vite, attraverso i nostri percorsi, attraverso quei segni che riusciremo a costruire. Per tutti noi è una giornata altamente significativa. Il Signore illumina questa nuova struttura che per noi è fondamentale. Un altro appuntamento che caratterizza la settimana della Chiesa Mantovana è l'assemblea del clero e delle persone di vita consacrata, a cui sono invitati tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le religiose e i consacrati della diocesi. Un momento molto sentito e partecipato, che si è svolto nella mattinata di mercoledì 14 settembre, durante il quale i presenti sono stati invitati a riflettere sul tema della separazione o condivisione col mondo all'interno della loro scelta di vita. Abbiamo appena concluso questo incontro fra sacerdoti e consacrati, religiosi. È stato molto interessante, soprattutto il momento di convivialità, di confronto fra di noi. Ci ha un po' spiazzato l'intervento con uno stile, insomma, teatrale, che ha un po' ridicolizzato alcuni nostri aspetti, però ha dato il là per riflettere su alcuni nostri stili di vita che forse hanno bisogno di essere cambiati. Tra i tanti cambiamenti di cui stiamo parlando, non solo per la pastorale, ma i cambiamenti anche all'interno della società,
Indubbiamente dopo 40 anni e più che vivo questo momento di settimana della Chiesa Mantovana e precedentemente tutte le altre esperienze di questi convegni, la modalità che sta venendo avanti in questi ultimi anni è molto ricca, perché non è solo l'incontrarsi tra sacerdoti, ma l'incontrarsi anche con le persone di vita consacrata, sia maschile che femminile, è una ricchezza perché riguarda lo stesso modo di stile di vita, di scelta di vita, anche se arricchito tra le diverse ministerialità e le diverse forme in cui si realizza la nostra scelta di vita. Questo essere nostro popolo in cammino ci porta anche ad essere un popolo missionario. Questo significa che non ci possiamo chiudere dentro alle nostre comunità. L'uscita prevede proprio di essere persone che incontrano altre persone. Ecco, il nostro essere missionari tra le strade e nelle case delle persone vuol proprio dire questo. Strade che sono le nostre strade, case che sono la nostra casa. Io mi faccio casa per qualcun altro, come l'altro si fa casa per me nel momento in cui lo incontro. A settembre nella nostra diocesi diventano operativi gli incarichi che il Vescovo ha assegnato nei mesi precedenti. Per questo motivo, dall'inizio di questo mese, si susseguono le cerimonie di ingresso dei sacerdoti nelle nuove comunità di destinazione. Domenica 11 settembre, la parrocchia di San Giorgio ha accolto il nuovo parroco, Don Manuel Beltrami, insieme alla comunità del seminario, che da poco tempo ha trasferito la propria sede negli spazi della parrocchia. In un territorio è importante fare rete, in un territorio è importante dire la parola insieme, la parola con, perché l'attenzione all'altro, quindi l'uscita da sé, è l'inizio vero di umanità, è l'inizio vero di società. Quindi l'augurio davvero è che quello che i miei predecessori hanno costruito e che hanno voluto fortemente, da parte mia verrà proseguito, e sono sicuro di essere e che saremo nella stessa direzione per prenderci cura del nostro territorio, di quelli che nel nostro territorio magari fanno più fatica e sono anche più da soli. Grazie infinite. Sabato 17 settembre, Don Andrea Luppi è diventato parroco per la prima volta delle parrocchie di Sant'Egidio e Santa Apollonia a Mantova. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santo Spirito. Caro Don Andrea, figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione presbiterale. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio e sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa e specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, Don Andrea, a cui affidi l'eletta porzione del tuo gregge. Fa che le comunità parrocchiali di Sant'Egidio Abate e Santa Apollonia Vergine Martire crescano e si edifichino in tempio santo del tuo spirito e rendano viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Domenica 18 settembre, mentre la comunità di Pegognaga, di cui è stato parroco ai tempi del terremoto, festeggiava la dedicazione della nuova chiesa,
Don Marco Cerutti, già parroco anche di Frassino e Formigosa, è stato accolto come nuovo parroco nella comunità di Moglia. Oggi le comunità di Moglia, Montanello e Galvanina ricevono il nuovo parroco Don Marco. Noi, vescovi, presbiteri, diaconi, oggi siamo qua in tutti e tre i gradi rappresentati, siamo soltanto lo strumento dell'unico sacerdote, dell'unico pastore, dell'unico maestro. Don Marco succede a Don Alberto, prima Leo ha espresso la riconoscenza di tutta la comunità verso Don Alberto, anch'io esprimo la mia riconoscenza per il suo servizio. Penso che Don Marco attuerà il programma che ci siamo dati come diocesi mantovana per quest'anno, sulle strade e tra le case della gente. Penso che Don Marco organizzerà di potervi visitare nei prossimi mesi, ma già di incontrarvi nei luoghi ordinari della vostra vita, dopo avervi incontrato nel momento più importante, che è la messa domenicale. C'è ancora un gesto simbolico da compiere. Invito Don Marco a prendere posto nella sede da cui presiederà la liturgia, la preghiera della comunità, ma presiederà anche la carità e la missione che, a partire dall'Eucaristia, la nostra comunità compirà per i fratelli e le sorelle su questo territorio. Don Marco, il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione con il tuo vescovo, queste famiglie parrocchiali, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando nella missione la carità di Cristo, buon pastore. Martedì 20 settembre la Caritas diocesana ha invitato nella sede di Mamre, a Mottella di San Giorgio, tutte le realtà ecclesiali che si occupano di carità a livello locale e diocesano, per presentare la proposta dei laboratori di carità, gemellaggi tra diverse realtà dello stesso territorio che scelgono di condividere il medesimo percorso formativo. Il percorso sarà accompagnato dal gruppo di animazione diocesano della carità, costituito lo scorso anno. I laboratori di carità sono un percorso fatto proprio su misura dei volontari e dei vari centri caritativi della nostra diocesi, proprio per non sentirsi soli ma essere guidati e creare appunto rete, per non sentirsi mai soli e sempre accompagnati da un gruppo, diciamo un'equipe, che cerca di far camminare insieme, perché è quello l'importante, e verso un obiettivo comune, che è appunto l'essere accoglienti, l'essere vicini e l'essere quella mano tesa verso chi appunto non trova altre vie di uscita e non trova un senso per cui ricominciare. Per me è molto importante il rapporto che si crea quando le persone, insomma, che parli, che riesci a conoscere, che ti chiamano per nome, ti cercano, vuol dire che qualcosa hai dato, sentono che sono accettati. Una cosa che ti fa piacere, a me riempie il cuore questa cosa qui, quando vengono le persone che mi cercano. Ci siamo proposti di lavorare soprattutto sulla formazione da un lato, in modo che ci sia un sentire comune che faccia emergere anche le differenze. Sul discorso dell'ascolto, soprattutto cosa vuol dire quando abbiamo di fronte una persona, e sottolineo l'aspetto della persona, che non sono né clienti, che non sono oggetti, ma sono soggetti che meritano tutta la nostra attenzione e tutta la nostra delicatezza. Soprattutto arrivare anche a pensarsi diversamente, non tanto in un centro a cui le persone arrivano e noi aspettiamo che arrivino, ma pensare dei luoghi dove noi possiamo incontrare persone e quindi
cambiare un po' la modalità dell'incontro con l'altro, in modo che sia più accogliente, che sia anche più gentile, che tenga conto sicuramente del fatto che abbiamo di fronte una persona con un pensiero, con una storia. Ci si può chiedere cosa sono i laboratori di carità e potremmo rispondere con un acrostico proprio della parola Caritas. E allora potremmo dire i laboratori di carità sono casa, accoglienza, relazioni, incontro, testimonianza, ascolto, sensibilità e anche, se si vuole, quella sapienza che nasce proprio dal mettersi in ascolto e camminare con i fratelli. Domenica 28 agosto, come è tradizione da più di 50 anni, l'oratorio dedicato alla Regina della Pace in località Capannelle si è animato con la presenza del gruppo dei volontari della sofferenza, che ha celebrato l'inizio del nuovo anno associativo. Dopo un ritiro spirituale guidato da Don Valerio Antonioli sul tema dell'accoglienza della croce, il gruppo ha salutato Don Giuliano Spagna e accolto il nuovo assistente diocesano Don Massimo Mattioli. «Vengo a voi con gioia per imparare da voi l'arte della fede cristiana», ha detto Don Massimo durante l'omelia. Si rinnova anche quest'anno la proposta diocesana del corso di specializzazione sulla vita consacrata, promosso dalle segreterie USMI e CISM della Diocesi di Mantova e patrocinato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Francesco. Il corso si propone di offrire strumenti formativi, teorici ed esperienziali, per interpretare il processo di aggiornamento della vita consacrata in connessione con le diverse vocazioni. Circa 150 sono stati i religiosi e le religiose, i laici che hanno condiviso questa bella esperienza che giunge appunto al terzo anno di vita. Quest'anno, in comunione con l'Ufficio Nazionale delle Vocazioni, abbiamo pensato di riportare l'attenzione sulla dimensione della consacrazione battesimale come realtà che unifica, che ci rende fratelli e sorelle all'interno dell'unico popolo santo di Dio. In questo anno accademico il primo modulo sarà il modulo biblico e poi quello teologico. Diventa allora un'occasione per far conoscere questa forma di vita nelle nostre comunità e nelle nostre diocesi. Alcuni appuntamenti diocesani. Domenica 25 settembre la Chiesa Cattolica celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati è il titolo scelto quest'anno da Papa Francesco. Dal 28 settembre al 4 ottobre torna l'appuntamento con Mantova Francescana, con alcuni momenti di incontro e preghiera proposti dalla famiglia francescana della nostra diocesi. In occasione del mese dedicato al creato, venerdì 30 settembre viene proposta una camminata ecumenica a Bosco Virgiliano, organizzata dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Mantova insieme alle associazioni del territorio che hanno a cuore il tema dell'ecologia.